Ok, vediamo oggi la composizione di fattori con quale tecnica, anzi quale tecniche si può scrivere un polinomio quando possibile come il prodotto di diversi polinomi più semplici. Questo ha diverse applicazioni che ci serve per diverse cose. Una, per esempio, è analoga a quella che facevate in aritmetica alle medie quando semplifico una frazione. Se ho una frazione, okay, come questa non è ridotta, cioè non è irriducibile, cioè si può semplificare. Cosa significa semplificare? Scriverla usando numeri più piccoli, detto proprio terra terra. Perché? Perché il numeratore e il denominatore hanno fattori comuni. E per semplificarla, d'accordo, devo scomporre numeratore e denominatore in fattori primi. Il 15 lo scrivo come 3 per 5 e il 20 come 2 alla seconda per 5. Adesso è scomposta in fattori primi. I fattori primi comuni sono semplificabili. Perché? Proprietà invariantiva delle frazioni, la frazione rimane dello stesso valore se moltiplico o divido sia il numeratore che il denominatore per uno stesso numero, in questo caso 5. Sbarrare il 5 significa divido il numeratore e il denominatore per 5. Okay, d'altro canto, fare prima 3 per 5 e poi diviso 5 è poco astuto. Il 5 lo elimina e buonanotte. 5 diviso 5 fa 1. Okay? E la frazione diventa 3 quarti. Adesso è irriducibile, perché il 3 e il 4 tra di loro sono primi, non hanno fattori comuni. Non ci sono fattori che hanno lo stesso valore in 3 e in 4. Questo significa semplificare la frazione. Ma per poterlo fare devo scomporre prima sia il numeratore che il denominatore. Okay? Il principio è lo stesso applicato alle frazioni che comportino non solo numeri ma espressioni algebriche. Se il numeratore o il denominatore ho polinomi con numeri e lettere eccetera eccetera, per poter semplificare qualcosa devo prima i fattori, altrimenti non lo posso fare, non lo posso semplificare. Ok? Quindi devo scomporre un polinomio. Cioè, devo scriverlo, se il polinomio dipende da una lettera x, devo scriverlo come il prodotto di più termini, uno moltiplicato per gli altri, tutti dipendenti eventualmente dalla lettera incognita, dalla o dalle lettere. Comporre il fattore significa scrivere un'espressione come il prodotto di più termini. Quindi tecnicamente è, quando abbiamo fatto il prodotto tra più polinomi, è fare il percorso inverso. Se devo moltiplicare, facciamo un esempio, devo moltiplicare due binomi, facciamolo facile,
devo moltiplicare due binomi. Allora faccio ciascun monomio del primo parentesi per ciascun monomio del secondo, quindi 2a per 1 più 2a per b, 2ab più x per 1 che fa x più x per b. Questo l'avevamo già visto. Scomporre il polinomio significa fare il percorso inverso, cioè riscriverlo se si può, non sempre si può scomporre i fattori, riscriverlo se posso come il prodotto di più polinomi. Ok? Le tecniche di scomposizione sono diverse e vanno applicate in un ben preciso ordine, altrimenti la scomposizione non è efficace. La prima, in realtà l'avevamo già vista quando abbiamo parlato delle equazioni, è il raccoglimento a fattore comune o raccoglimento totale. Questo si applica se il polinomio che devo scomporre è composto da monomi che hanno tutti uno stesso fattore. Faccio l'esempio. (ride) 4x più 2ab più 6. Tre monomi, tutti e tre contengono il fattore 2. Il primo monomio è multiplo di 2, il secondo è multiplo di 2, il terzo è multiplo di 2. Ok? Devo cercare il massimo comune divisore dei vari monomi, che in questo caso è il 2. Cioè, qual è il fattore comune a tutti quanti? E questo è ciò che raccolgo a fattore comune. Fattore perché moltiplica comune, perché è di tutti. Dopodiché, dopo il 2 viene moltiplicato per una parentesi che contiene un trinomio, qui è un trinomio, dato da quello che ottengo facendo ciascun monomio di partenza diviso il fattore comune. 4x diviso 2 fa 2x più 2ab diviso 2ab più 6 diviso 2 3. E il gioco è fatto. Qua dentro ho tre monomi che non hanno più fattori comuni. Devo controllare che qui il massimo comune divisore deve essere 1, se no il raccoglimento è inefficace, è incompleto. Ok, facciamo un altro esempio. Vediamo se trovo un esempio sul libro. La seconda b più 4xy meno 9a alla seconda. Qui il massimo comune divisore tra 6x alla seconda, 4xy e meno 9ax alla seconda è x, perché 6, 4 e 9 non hanno divisori comuni. Quindi il trinomio di partenza lo scrivo come fattore comune che è x, poi qui metto 6x alla seconda diviso x che fa 6xb più diviso più 4xy diviso x più 4y meno diviso più fa meno 9x alla seconda diviso x 9ax.
chiaro? Davanti metto, se c'è, il massimo comune divisore tra i tre monomi. 9, 9 e 6, quale fattore comune hanno? 3. X c'è dappertutto, un fattore comune con l'esponente più basso, quindi X. Z alla seconda, Z alla seconda, Z alla seconda. Per parentesi 9 diviso 3 x diviso x 1 non lo metto, z alla seconda diviso z alla seconda 1 non lo metto, più 9 diviso 3 ancora 3, x alla seconda diviso x z alla seconda diviso z alla seconda qua 1 non lo metto, meno 6 diviso più 3 meno 2, x alla terza diviso x, x alla seconda, z alla seconda diviso z alla seconda. Raccoglimento totale a fattore comune. Ok? La prima tecnica, la prima cosa, se devo scomporre un polinomio, la prima cosa che guardo è: posso raccogliere fattore comune in modo totale, cioè tutti i monomi hanno un fattore comune? E poi procedo. Seconda pergola, che viene immediatamente dopo. Può venire dopo, o dopo che ho fatto la prima, o in seconda scelta. Se non hanno un fattore comune, che cos'altro posso fare? Minimo comune. Gli assi. Vediamo questo per esempio. La tecnica di raccoglimento parziale. Esempio 2x meno 2 meno ax più a. Qui ho 4 monomi che hanno mcd 1. Non ci sono fattori comuni a tutti. Il 2 ci sono nei primi due, x sono nel primo e nel terzo, a sono nel terzo e nel quarto, e i comuni non hanno niente. Quindi qui un raccoglimento totale non si può fare, però posso farlo parziale. Se considero i primi due, questi hanno in comune il fattore 2, quindi questo posso scriverlo come 2, 2x diviso 2 fa x, meno 2 diviso 2 meno 1. Ok, gli ultimi due devo scriverli in modo tale che quello che ottengo abbia qualcosa in comune con questo, se no il raccoglimento è inutile. Ok? Qui in comune c'è A, ma se raccolgo A, qui ho meno x più 1, che è l'opposto di questo. Mi conviene raccogliere meno A, in modo tale che ho meno x diviso meno A che fa più x, e A diviso meno A e fa meno 1.
adesso questa parte è comune e posso fare un accoglimento totale. La parte comune non è più un monomio, è un binomio, ma funziona lo stesso. X meno 1 per, dalla prima parte 2x meno 1 diviso x meno 1 fa 2. Meno a x meno 1 diviso x meno 1 fa meno a. E il gioco è fatto. Questo accoglimento comporta due passaggi, prima parziale e poi totale. Se provate a fare il prodotto dovete riottenere il polinomio di partenza. Attenzione, posso fare raggruppamenti a coppie ma anche a terne, a gruppi di tre, l'una lo vieta, e posso fare coppie non in un unico modo, devo anche prendere la prima e la terza monomio raccogliendo una x e il secondo e il quarto raccogliendo per esempio un meno 1. Non c'è un'unica strada, c'è un unico risultato finale, questo sì, ma posso arrivarci in più modi diversi. Per esempio facciamo lo stesso, ripartiamo da 2x meno 2 meno ax più a. Se metto insieme il primo e il terzo, qui posso raccogliere una x e ho 2 meno a. Dal primo mi resta un 2, da meno ax mi resta meno a. Poi tra meno 2 e più a, okay, questo meno 2 è opposto a 2, a è opposto a meno a, raccolgo meno 1. Adesso questi sono identici. Il risultato è identico. Posso cambiare pagina? X alla terza più 2x meno 6x alla seconda. Qui 3, 4, 2, 6 non hanno fattori comuni, quindi passo a vedere se posso fare accoglimento parziale. Ok? Che c'è prima di x? Dove? È un 4, sì, infatti me lo scrivere un poco meglio. E 3 conviene lasciarli da soli. Perché? Perché sono quelli che hanno grado minimo, hanno grado più basso. Proviamo a mettere insieme il primo e il terzo e poi raggruppare dal secondo e dal quarto. In modo questi non hanno niente in comune, quindi li lascio come sono. Il secondo e il quarto hanno in comune che cosa? Non solo il meno 2, il segno è lo stesso. Ops.
po' troppo grosso. Mi conviene mettere un meno perché c'è meno di qua e meno di là. E poi x alla seconda. Meno 2, meno 4 diviso meno 2 fa 2. Poi ho x alla terza diviso x alla seconda, x. Meno 6 diviso meno 2 fa più 3. X alla seconda diviso x alla seconda fa 1, non lo scrivo. Adesso questa parte e questa parte sono identiche. Posso immaginare queste come racchiuse tra parentesi che formino un tutt'uno. E quindi raccolgo la parte 3 più 2x. Questa parte diviso se stessa fa 1. Ciascuna espressione diviso se stessa dà sempre 1. Questa espressione diviso 3 più 2x rimane meno 2x alla seconda. Parziale e successivamente quello totale. Diciamo che quello parziale serve a mettere in evidenza parti comuni, non a monomi, ma a espressioni che coinvolgono binomi o trinomi a seconda di cosa raccolgo. Ok? Facciamo ancora un esempio. X più 2az meno bx meno by più 2ay meno bz. Qui anche io ho diverse strade possibili. Due a x, due a z, due a y. Mi conviene metterli insieme, hanno tutti il fattore 2a. Poi ho meno bx, meno bz, tutti hanno in comune il fattore meno b. Quindi da 2x, 2y e 2az raccolgo il 2a e mi rimane dal primo x, dal secondo monomio z e dal terzo y. Dopodiché meno bx, meno bx, meno bz raccolgo un meno b e rimane x più y più z. Qui ovviamente che ci sia prima z o prima y, essendo sommati, è indifferente. La parte comune adesso è la somma di 3 x più y più z, da cui ottengo 2a. Chiaro?
No. Qui conviene raggruppare per terne, per gruppi di 3, non di 2. Perché? Perché il 2A appare in 3 monomi diversi. E quindi conviene fare il collimento quanto più efficacemente possibile, già da subito. Qui mi rimane da questa Z e dall'ultimo Y. Poi rimane meno BX e meno BZ, che non sono già raggruppati qua dentro. Questi hanno in comune meno B. Quindi il secondo gruppo ha in comune meno B, meno BX diviso meno B fa X, meno BY diviso meno B fa più Y, meno BZ diviso meno B fa più Z. Adesso queste due parentesi sono identiche e posso metterle una volta sola. E quindi faccio il raccoglimento nel secondo passaggio totale. Per un mezzo x meno y alla seconda meno 5y più 5 mezzi x, comporre i fattori. Cosa proponete? Che è esattamente l'opposto di quello che bisogna fare. E se svolge il quadrato, non scomponi i fattori. Sarebbe controproducente. La prima cosa che devi chiederti è: c'è qualche fattore comune a tutto? Risposta: sì, il 5. 5 lo vedo qui ed è un fattore, lo vedo qui e lo vedo qui. Di prima raccoglimento totale. 5, da qua rimane un mezzo x meno y, la seconda, meno y più un mezzo y. Il 5 è un fattore comune. Poi, y lo vedo qua dentro, ma anche qui, con lo stesso segno. Un mezzo lo vedo qua dentro, ma anche qui, con lo stesso segno. Di conseguenza questo posso scriverlo come 5 rimane, questo scrivo uguale, più 5. Questi posso raggrupparli dentro una parentesi tonda. Adesso questa espressione e questa sono identiche. Posso raccogliere il fattore comune. Solo che qui ce n'è una. Qui ce ne sono in realtà due, perché è un quadrato. Quindi, di nuovo il 5, il fattore comune che è un mezzo x meno y, no? Per la prima parentesi rimane un mezzo x meno y. Una sola volta, poi più 1. Le parentesi tonde, qui posso togliere, perché a questa espressione non viene fatto niente. Ora è la favola. Questa è la mia scomposizione. Richiede un po' di intuito, bisogna essere creativi, artistici direi quasi, e voglio sì.
Per adesso ci fermiamo qua, poi vi dirò quali esercizi fare a casa.